Siamo partiti in linea per la prima frazione podistica di 6 km e poi via per il resto degli 11 km e mezzo previsti in sella alla mountain bike i 169 partecipanti alla gara di duathlon delle prime Olimpiadi estive 2014. Ad avere la meglio su tutti, con un grande distacco sul secondo, Michele Sartori della sezione Anna di Parma, che ha concluso la gara in 46 minuti e 52 secondi. Onestamente pensavo di andare discretamente, ma il successo così non me l'aspettavo proprio. È stata una bellissima sorpresa e sono partito a piedi così e poi sono riuscito a prendere il primo in bicicletta. Dopo non mi sono neanche accorto, ho preso un vantaggio bello lungo e è andata bene, meglio di così non poteva andare. Guarda. Un'emozione incontenibile non solo per lui ma anche per il resto della squadra, accompagnata dal loro preparatore. Sì, è Stefano Maestri, il nostro coach che ci segue da tanti anni, e grazie a lui che abbiamo questa squadra, continuiamo a fare tutti i campionati degli alpini e dedico completamente a lui questa vittoria. Asfalto esterrato per un dislivello di 203 metri lungo le vie e le colline di Borgo San Dalmazzo per un duathlon anomalo dal punto di vista tecnico. Sì, anomalo perché il vero duathlon si fa podismo, ciclismo, podismo. Questa volta invece facciamo podismo e solo ciclismo. E sono 6 km di podismo iniziali e poi 11 km in mountain bike. Più che soddisfatto il presidente della Commissione Sportiva Nazionale ANA per la partecipazione dei suoi alpini. L'effetto è bellissimo, sono miei atleti, lei dice miei, ma sono atleti degli alpini, quindi sono alpini soprattutto, ma soprattutto gente che ama lo sport, quindi io ho sempre praticato sport, eccetera, quando mi è stato affidato questo compito ho accettato volentieri, diciamo che il lavoro è molto, tanto e tanto da fare, però c'è soddisfazione già ieri, già oggi. Insomma, si vede, è palpitante l'attesa e anche la partecipazione, quindi sono molto soddisfatto. Perché la speranza è che lo sport possa essere a questo punto il mezzo attraverso il quale trasmettere ai più giovani i valori fondamentali per diventare grandi uomini e donne di domani. Sì, purtroppo con la sospensione della leva obbligatoria, che io onestamente chiamo non sospesa ma abolita, purtroppo, si sono persi quei valori che noi abbiamo imparato, cioè valori di che non tutto è dovuto e la tua libertà finisce dove inizia quella degli altri. Purtroppo oggi stiamo assistendo a una generazione che non è così e noi cerchiamo nel nostro piccolo di far capire proprio questi valori che sono essenziali per avere un'Italia migliore. Sul podio insieme a Sartori sono saliti Pierandrea Ceschina della sezione Ana Ivrea con il tempo di 47 minuti e 56 secondi che gli ha garantito il secondo posto, seguito al terzo da Emanuele Polga della sezione Ana Bassano con 48 minuti e 48 secondi.